Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscolo e Vita, ho deciso di farvi vedere un full day of eating, quindi vi faccio vedere tutto quello che mangio oggi nel mio periodo di definizione. Mi sono svegliato stamattina e peso 72,6 kg, tendo la telecamera in mano, ovvero sono sceso forse di un chilo dall'ultima volta che mi sono pesato, che era più o meno una settimana fa, quindi è perfetto. Mi sono pesato nelle stesse condizioni appena dopo essermi svegliato con la telecamera in mano, quindi tutto era uguale e ho perso un chilo, quindi questo è ottimo. Ed effettivamente mi sto svegliando con un pochino di fame la mattina. Questo è dovuto ovviamente che le calorie si stanno piano piano abbassando, non sono più a 2200-2300, ma sono sceso tra le 2000 e 2100 calorie. Devi abbassare se vuoi continuare a perdere peso e a bruciare grasso. Di conseguenza mi sto svegliando con un pochino di fame e che cosa faccio? Invece di mangiare, bevi, perché in realtà il tuo corpo ha bisogno di acqua. Quindi sono qua in cucina e mi faccio semplicemente un po' d'acqua. Farò due di questi bicchierozzi da mezzo litro, così che faccio un litro in totale. Invece di berla da solo, ci metto dentro un pochino di limone. E questo cosa fa? Non aggiunge calorie, ma dà un pochino più di sapore all'acqua, che così è più buona. Bevo due di questi, ovvero un litro in totale, metto un attimo a posto le cose, poi mi bevo o un caffettino o una Monster, ancora non ho deciso. Passata quindi mezz'oretta e mi sono fatto un caffè, ho fatto la moka e poi l'ho lasciata riposare così che diventasse freddo. Ci ho messo dentro un pacchettino di dolce piccante, proprio un goccio di latte e del ghiaccio ed ecco qua il mio ice coffee. Questo è caffè decaffeinato perché dopo andremo in palestra e non voglio andare troppo oltre la caffeina. Di solito al giorno è raccomandata 400 mg. Quindi per ora caffè decaffeinato così che posso prendermi una Monster prima di andare in palestra. Queste sono le priorità di chi lifta. Quindi mi faccio il caffettino per non interrompere la fase di digiuno, che soprattutto in definizione è una tecnica che uso spessissimo il digiuno intermittente, proprio perché mi aiuta a conservare più calorie della colazione, perché ad esempio bevo solo un caffè, così che posso consumare più calorie in un limite di tempo più ristretto e quindi mi sento più sazio, soprattutto perché la mattina la nostra forza di volontà è abbastanza alta, quindi la mattina se non voglio mangiare posso non mangiare, mentre è molto più difficile per me la sera, se mi viene fame è molto più difficile resistere. Ok, siamo in macchina in questo momento, arriverò in palestra più o meno fra 20 minuti e ho deciso. Mi sparo metà di questa Monster, non la faccio completa dato che sto allenando gambe e non ho bisogno di troppa kick di caffeina, quindi faccio metà Monster e ho deciso anche di interrompere il mio digiuno e mi mangio metà di questo protein cookie. Metà di questo protein cookie mi dovrebbe dare 20 grammi di proteine e penso che sia uno snack perfetto per il workout. Ovviamente potete anche fare a digiuno, se volete allenarvi a digiuno non ci sono problemi. Io in realtà per un bel po' di tempo mi sono allenato a digiuno, a volte mi alleno a digiuno. Oggi vorrei mangiare un pochino qualcosa e quindi ho deciso di farmi questo protein cookie. Rocky Road Flavor, probabilmente il mio preferito dei cookies. Andiamo in palestra. Ed eccoci con un altro voice over, ragazzi. Non mi ricordo se ho mai fatto un voice over per le gambe. Comunque, qua tutte le clip sono a 2 per velocità, quindi non sto facendo tutti questi movimenti così rapidamente. Questo è il mio workout di gambe e volevo parlarvi di che cosa succede quando tu cambi palestra oppure cambi esercizio, che ovviamente non sai quanto riesci ad alzare. Metti che tu sul programma c'è scritto 8 a 12 ripetizioni, tu non sai quanto riesci ad alzare, quindi non sai che carico mettere. Ad esempio, io di solito nella palestra a Bath facevo la leg press unilaterale, mentre adesso sto iniziando con questa leg press qui che non ho mai fatto. Quindi, cosa faccio? Aumento piano piano il carico, quindi faccio due o tre serie di riscaldamento. E poi faccio due o tre altre serie aumentando il carico, magari 10 kg al lato, fin quando non riesco appunto a vedere che riesco a rimanere tra le 8 e 12 ripetizioni e mi devo sforzare per colpire queste ripetizioni. Questo ve lo consiglio di fare su ogni movimento. Ad esempio, metti che voi stavate facendo lo squat, avete fatto lo squat per 8 settimane, poi volete cambiare il vostro movimento principale per le gambe e fare questa leg press, però non sapete quanto carico dovete sollevare. Quindi fate in questo modo, continuate ad aggiungere il carico da entrambi i lati per un tot di serie. Questo dovete farlo solamente la prima volta, poi trovate il carico che ad esempio potete utilizzare per colpire 8 o 12 ripetizioni e da lì iniziate a progredire. Ad ogni sessione è più facile perché avete un punto di partenza. E questo ve lo consiglio sempre quando voi cambiate
il vostro programma, quando cambiate una scheda o quando sostituite un esercizio che magari non avete mai fatto prima, oppure è un po' di tempo che non avete fatto e quindi magari la vostra forza non c'è più come ci stava prima, perché ricordatevi che la forza esiste il concetto di space effect, ovvero tu, se non fai un certo movimento, per forza di cose diminuirà la forza perché è soprattutto neurologica. Questo è il concetto di specificity. Se tu non alleni un movimento, il tuo corpo diventa meno efficiente e quindi magari ci metti una o due sessioni per ripetere. Comunque, oggi allenamento gambe, per ora ho solamente fatto un singolo allenamento sia di forza che di ipertrofia per le gambe, mentre per la parte superiore sto facendo sia una seduta di forza che una seduta di ipertrofia separate. Però penso che invece da oggi voglio iniziare veramente ad allenare le gambe seriamente, perché cazzo sono minuscole come vedete. L'anno prossimo dovrò portare delle gambe un pochino migliori, quindi ho iniziato con la leg press, sono passato poi al seated raise che è una macchina per i polpacci, lì ho fatto 4-5 serie. Per i polpacci potete fare un pochino più di serie perché possono avere più volume rispetto a magari se fate una leg press o se fate appunto i rack pulls come avete visto lì dopo. I rack pulls è praticamente una variazione di stacco che mi piace includere perché target soprattutto la schiena bassa, i hamstrings, ovvero i muscoli femorali e anche il trapezio, quindi provateci se voi progredite e riuscite a sollevare molto più carico rispetto allo stacco, quindi se avete, diciamo, non volete più fare gli stacchi, il rack pull è un'ottima alternativa. Ho appena finito lì l'allenamento, devo dire che è andato molto bene, sono contento di come sto spingendo anche se sono in definizione, però una cosa che ho notato rispetto a magari agli anni passati è che all'inizio volevo la tartaruga, quindi facevo un sacco di addominali, mi concentravo soprattutto negli addominali, ci mettevo veramente un sacco di forza e di energia, sia fisica che proprio mentale, perché volevo avere il six pack. Quest'anno non ho proprio pensato a costruire gli addominali e ho fatto più mantenimento, ovvero mi spacco così tanto durante la sessione di gambe oppure la sessione di petto, se sia un pull day, un push day, mi spacco durante la sessione vera e propria e poi gli addominali alla fine non ci metto così tanto focus, e forse anche per questo motivo che quest'anno i miei addominali ci sono ma non ci sono tanto. Io speravo di averli almeno mantenuti perché comunque sto facendo un due esercizi, magari tre set per ogni esercizio, però non sto più mettendo così tanta enfasi come invece facevo negli anni passati, che veramente volevo avere gli addominali. La cosa con la tartaruga è che una volta, quando non ce l'avete, la volete tantissimo, poi una volta che ce l'avete siete, ah ok, è solo quello, adesso voglio diventare un pochino più grossa, voglio fare qua e niente. Quindi è andato bene, però gli addominali, perso un po' di forza, non so, vediamo quando andiamo a Barcellona che fisico abbiamo. Niente, ho una fame assurda, vado a casa, mi bevo un sacco d'acqua perché quella è la cosa proprio essenziale. Se state in definizione, avete fame, prima di mangiare iniziate a bere tanta acqua, se ce la fate mangiate delle verdure e poi mangiate il vostro piatto principale. Non riesco più a parlare, ci vediamo col primo pasto. Ah, e mi ero dimenticato, c'ho ancora metà del protein cookie, quindi me lo finisco prima di mangiare il prossimo pasto. E quindi primo pasto della giornata, devo dire molto da bro, come vedete nel piatto. Le due uova con 4 bianchi d'uovo e ci ho aggiunto 30 grammi di parmigiano. Qua c'ho 150 grammi di pomodorini. Mi sono fatto due di queste tortilla integrali, queste sono veramente buonissime, ve le consiglio. Basse in calorie, alte in proteine e alte in fibre. E qua ho 200 grammi di cottage cheese, questi sono fiocchi di latte 0% grassi. Questo è il primo pasto della giornata. E ovviamente mi sarebbe piaciuto avere dell'insalata o delle carote, comunque, quindi sia avere il rosso che il verde e che l'arancione, però non c'ho proprio niente nel frigo, non ho né insalata né carote, quindi per ora questa sarà l'unica verdura. Questo però è un pasto equilibrato, un bel po' di proteine, metto i macro in questo momento sullo schermo, ed è ottimo post-workout consumare sia le proteine che i carboidrati. La cosa essenziale sono le proteine, ovviamente non esiste la finestra anabolica, nel senso non è che devi subito 20 minuti dopo l'allenamento consumare delle proteine, però entro 2-3 ore è buono consumare almeno un pasto per andare a riempire le riserve di glicogeno nei muscoli e rifar partire la sintesi proteica, perché cosa succede quando tu vai ad allenare i muscoli? Stai in realtà catabolizzando i muscoli perché li stai distruggendo, e è solo dopo, una volta che hai finito, una volta che hai mangiato, che con il surplus calorico acuto ovviamente e con l'apporto di abbastanza proteine riparte la sintesi proteica, è qui che vengono costruiti i vostri muscoli. Primo piatto, non vedo l'ora di mangiare, ci vediamo dopo. Piccolo snack tra i due pasti, una pesca bianca qui e una banana. Per chi ha sentito dire che c'è il fruttosio, la frutta fa male, anche perché se siete a dieta ingrassate col fruttosio, non è assolutamente vero, è uno dei miti bodybuilding che sono stati tramandati
Il fruttosio, come ogni altro tipo di zucchero, viene comunque digerito e assorbito dal vostro corpo, non ci sono problemi, iniziano ad esserci problemi se consumate oltre 10 frutti al giorno, che il fruttosio può diventare tossico, ma se state sotto 10 frutti al giorno state a posto, quindi penso che tutti noi siamo a posto. Banana e pesca, la frutta è sana, quindi se qualcuno vi dice non mangiate la frutta, soprattutto no in definizione perché vi fa ingrassare, diffidate. Sono le 8:24 e io mi sono fatto qua la cena di stasera. C'ho un po' di tonno, questo in realtà l'abbiamo cucinato ieri, sono 150 grammi, dei fagiolini, un po' di insalata e questi sono 200 grammi di pomodorini e li ho messi con un filo d'olio e con del basilico. E qua invece mi sono fatto 35 grammi di queste patatine al forno, veramente buonissime, ve le consiglio se le trovate in Italia, la mia Coca-Cola Zero e un po' d'acqua. Questa è la cena di stasera. Allora, un pochino più tardi e ho inserito tutti i macronutrienti nell'applicazione e ho colpito 1900, non so se riesce a focalizzare, ma sono 1900 calorie, 64 grammi di grassi, 180 grammi di carbo e 170 grammi di proteine. Quindi, ovviamente, come ve l'ho detto, sto contando soprattutto calorie e proteine. Quella è la cosa essenziale, grassi e carbo non sto facendo attenzione, ma per arrivare a 2200, come avevo detto all'inizio del video, mi sono preparato qua una fetta di pane con 20 grammi di Nutella. Inserendo nell'applicazione, questo mi porta ad un totale di 2125 calorie, 70 grammi di grassi, 215 grammi di carboidrati e 176 grammi di proteine, ovvero, ovviamente i numeri non sono 100% esatti e accurati, però anche facendo così con i macronutrienti nell'applicazione ho una stima e ho un'idea di quanto sto effettivamente mangiando. Sono andato 25 calorie oltre, non è importante proprio perché non è così preciso, però come avete visto ho mangiato abbastanza sano, sia verdure che altra roba. La mattina ho fatto il digiuno intermittente perché lo faccio sempre e mi permette proprio di includere magari uno snack del genere prima di andare a dormire, che lo so che magari per alcuni non è tanto, ma rispetto alla tipica dieta da bro, se puoi mangiarti una fetta di pane con Nutella ogni singolo giorno, a mio parere è meglio, a mio parere mi aiuta a stare più costante, a mio parere è molto più facile mantenerlo più a lungo termine. Quindi questa è la dieta, non ci sono problemi se includete un po' di cibi così nel vostro appunto regime calorico giornaliero, a patto che magari il 70-80% sono cibi non processati, cosiddetti sani, poi potete includere un 20% di calorie anche da cibi un po' più buoni, come appunto questa cosa qua che non vedo l'ora di mangiare veramente. Comunque, finisce qua il food overeating con la dieta flessibile nel periodo di definizione. Io spero vi sia piaciuto questo video, spero sia stato abbastanza di aiuto ad alcuni di voi. Se vi è piaciuto, come sempre, vi ringrazio tantissimo, lasciatemi un commento, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, non so cosa state aspettando. Detto questo, daily vlogs in arrivo molto presto, 1° luglio, ricordatevi, iscrivetevi anche per quello. Vi ringrazio come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!